Riccio d'Oro. Grimm. C'erano una volta tre orsi che vivevano in una casina nel bosco. C'era Babbo Orso, grosso grosso, con una voce grossa grossa. C'era Mamma Orsa, grossa a metà, con una voce grossa a metà. E c'era un orsetto piccolo piccolo, con una voce piccola piccola. Una mattina i tre orsi facevano colazione e Mamma Orsa disse: «La pappa è troppo calda, ora. Andiamo a fare una passeggiata nel bosco, mentre la pappa diventa fredda». Così i tre orsi andarono a fare una passeggiata nel bosco. Mentre erano via, arrivò una piccola bimba chiamata Riccio d'Oro. Quando vide la casetta nel bosco, si domandò chi mai potesse vivere là dentro e picchiò alla porta. Nessuno rispose e la bimba picchiò ancora. Nessuno rispose. Riccio d'Oro allora aprì la porta ed entrò. E là, nella piccola stanza, vide una tavola apparecchiata per tre. C'era una scodella grossa grossa, una scodella grossa a metà e una scodella piccola piccola. Riccio d'Oro assaggiò la pappa dalla scodella grossa grossa. «Ah, è troppo calda», disse. Assaggiò la pappa della scodella grossa a metà. «Ah, è troppo fredda». Poi assaggiò la pappa della scodella piccola piccola. «Oh, questa sì che va bene». E se la mangiò tutta. Poi entrò in un'altra stanza e là vide tre seggiole. C'era una seggiola grossa grossa, c'era una seggiola grossa a metà e c'era una seggiola piccola piccola. Riccio d'Oro si sedette sulla seggiola grossa grossa. «Ah, questa è troppo dura», disse. Si sedette sulla seggiola grossa a metà. «Ah, questa è troppo molle». Poi si sedette sulla seggiola piccola piccola. «Oh, questa sì che va bene». E vi si sedette con tanta forza che la ruppe. Allora entrò in un'altra stanza e là vide tre letti. C'era un letto grosso grosso, c'era un letto grosso a metà e c'era un letto piccolo piccolo. Riccio d'Oro si stese sul letto grosso grosso. «Oh, questo è troppo duro», disse. Provò il letto grosso a metà. «Oh, questo è troppo molle». Infine provò il letto piccolo piccolo. «Oh, questo sì che va bene», sospirò e subito prese sonno. Mentre Riccio d'Oro dormiva, i tre orsi tornarono dalla passeggiata nel bosco. Guardarono la tavola e Babbo Orso, grosso grosso, disse con la sua voce grossa grossa: «Qualcuno ha assaggiato la mia pappa». Mamma Orsa, grossa a metà, disse con la sua voce grossa a metà: «Qualcuno ha assaggiato la mia pappa». L'orsetto piccolo piccolo dice con la sua voce piccola piccola: «Qualcuno ha assaggiato la mia pappa e se l'hai mangiata tutta». I tre orsi entrarono nella camera accanto. «Qualcuno si è seduto sulla mia seggiola». Mamma Orsa grossa a metà disse con la sua voce grossa a metà: «Qualcuno si è seduto sulla mia seggiola». E l'orsetto piccolo piccolo gridò con la sua voce piccola piccola: «Qualcuno si è seduto sulla mia seggiola e l'ha rotta». I tre orsi entrarono infine nella camera da letto. Babbo Orso, grosso grosso, disse con la sua voce grossa grossa: «Qualcuno si è steso sul mio letto». Mamma Orsa, grossa la metà, disse con la sua voce grossa la metà: «Qualcuno si è steso sul mio letto». L'orsetto piccolo piccolo gridò con la sua voce piccola piccola: «Qualcuno si è steso sul mio letto ed eccola qua». La voce acuta dell'orsetto piccolo piccolo svegliò Riccio d'Oro e voi potete bene immaginare come si spaventò nel vedere i tre orsi che la guardarono. Balzò giù dal letto, attraversò la stanza di corsa, saltò fuori dalla finestrella bassa e fuggì via nel bosco, tanto in fretta come mai le sue gambe l'avevano fatta correre.